Ciao a tutti e benvenuti sul canale, io sono Quarzo e oggi vi porto Rammus nella giungla. Vi insegno a giocare questo champ, parleremo delle rune, delle abilità, degli oggetti, di tutto ciò che c'è da sapere per giocare Rammus al meglio. Come vedete iniziamo con il talismano del cacciatore e la pozione ricaricabile. E ora procediamo, prima di procedere un attimo a spiegarvi già subito le rune e la build, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina delle notifiche così da non rimanere mai indietro sui video che pubblico. E vi ricordo anche che il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23 mi trovate live su Twitch. Quindi venite su Twitch, sono diventato affiliato e insomma venite a supportarmi anche là, perché faremo ovviamente, giocheremo insieme a League e discuteremo di League of Legends. Quindi vi aspetto e non solo, anche di Legends of Runeterra e TFT. Quindi iscrivetevi a questo canale, andate a seguirmi su Twitch, likeate questo video che mi aiuta veramente un sacco e niente, iniziamo subito a parlare di Rammus. Le rune, scossa di assestamento, perché sinergizza benissimo con la E, con la Q di Rammus, fonte vitale, preparazione fisica, risoluto e poi ho preso celerità e camminare sull'acqua e velocità attacco, armatura, perché l'armatura sinergizza benissimo con Rammus e ora vedremo perché. Iniziamo alla passiva. Rammus infligge danni magici bonus sul colpo con i suoi attacchi base. Questi danni magici bonus che Rammus infligge vengono amplificati dalla sua armatura. Più armatura ha, più danni bonus infligge con i suoi attacchi, ok? Quindi capite bene che già l'armatura è importante averla per questo. In più iniziamo a parlare della W. Allora la leggiamo. La W, scusate, appena riesco, ok. La W consiste in questo: praticamente quando la premete, Rammus si chiude a riccio e riflette parte dei danni che gli vengono inflitti dagli autoattacchi dei nemici vicini ai nemici stessi, ok? Quindi se vi autoattaccano, voi riflettete parte di quel danno a chi vi sta autoattaccando, va bene? Questo è molto utile ovviamente contro i campioni, ma anche per pulire i mostri della giungla. Quando i danni che riflettete, ovviamente, sono proporzionali ai danni che vi vengono fatti, ok? E mentre avete la W attiva, siete rallentati, ok? Quindi se adesso guardate, provo a muovermi e vedete che sono molto rallentato rispetto a quando la W non è attiva. Possiamo attivare e disattivare la W premendola una seconda volta, ok? Quindi quella è la W. La Q è questa, la premiamo e carichiamo. E se incontriamo un nemico, boom, lo sbalziamo in aria, lo stordiamo brevemente e lo rallentiamo, ok? Quindi la Q è molto molto utile, come capirete, come capite bene, per gankare, va bene? Perché in questo modo andiamo talmente tanto veloci che anche se ci sono delle ward nei cespugli, sostanzialmente non riescono i nemici a ad andarsene in tempo. Poi, ultima abilità delle abilità base, la E. Allora, la E provoca un campione, con la E provochiamo un campione nemico o un mostro, ok? Quindi vale anche sui mostri per la giungla, per 1,25 secondi e otteniamo il 20% della velocità attacco finché l'abilità è attiva. Questa abilità dura poco in realtà, ma per estendere la sua durata, noi possiamo, scusate che ho visto vai, noi possiamo tenere attiva la W, perché questa abilità praticamente, cerchiamo di, ok, ho provocato vai, devo flashare purtroppo, pensavo che saremmo riusciti ad ucciderla, sì, abbiamo ucciso vai, perfetto. Quindi vi dicevo che questa abilità, la E, dura poco, la provocazione dura comunque un secondo e 25 e va bene, ma la velocità d'attacco noi possiamo prolungarla se c'è un'altra abilità di Rammus attiva. Quindi una combo che potete fare è utilizzare la W e la E contemporaneamente sostanzialmente. Schiacciate prima la E e poi la W, in questo modo la velocità d'attacco della W rimane. Mentre la E, la velocità attacco della E rimane mentre la W è attiva, quindi fate più danni, ok? La prima abilità da maxare, mentre prendo gli stivali, la prima abilità da maxare è la Q
E la seconda abilità da maxare è invece l'AE, perché è molto importante avere una provocazione che duri di più. Aumentare, livellare l'AE significa aumentare la durata della provocazione, ok? E quindi del crowd control che forniamo ai nostri alleati. Ora, prima di andare a pulire i campi, ganko top, perché possiamo riuscire a tirar fuori una bella gank su questo set. Oddio. Ok, l'abbiamo rallentato. No. Purtroppo non riusciremo ad ucciderlo, quindi devo assolutamente... Niente. Doppia kill. Sbaglio mio. Perché, prima cosa, set era 2-0 e non m'ero assolutamente accorto. E seconda cosa, Gangplank non ha abbastanza risorse per aiutarmi in early game, ok? Gangplank è un champ da late game. Comunque, non era una lane da gankare, perché set aveva già 2 kill, quindi vabbè. Ora, parliamo della ulti, che è l'ultima abilità che devo spiegarvi. Sostanzialmente la ulti, onda sismica, fa questo. Intorno a noi, in quest'area che vediamo, Rammus fa danni magici al secondo, ok? E rallenta anche i nemici all'interno di questo box, semplicemente. Quindi facciamo danni magici al secondo e rallentiamo i nemici. Ovviamente è molto molto utile nei teamfight, ok? Perché riuscite a rallentare e a far danni a tantissimi nemici. Ora, quello che vogliamo fare è cercare di scalare con Rammus, perché la nostra forza ovviamente deriva dall'avere tante resistenze. Perché, come avete visto, l'armatura ci fa fare più danni con la W, ci fa fare più danni con la passiva. Perché più armatura abbiamo, più i nostri autoattacchi fanno danni sul colpo, danni magici aggiuntivi sul colpo, grazie alla nostra passiva. E più armatura abbiamo, più i danni che rimandiamo indietro con la nostra W attiva sono alti, ok? Quindi tutte cose da ricordarsi. Prendiamo il blu, il red buff, e andiamo verso la botlane. La cosa che vogliamo fare è gankare specialmente la botlane, perché mi sembra la lane migliore da gankare. Ora, potrei anche effettuare una gank mid. Vediamo Vi, che comunque è in botlane, quindi cerchiamo di raggiungere la nostra botlane per non counter gankare a questo punto, ma cercare proprio di gankare. Non ho il flash, ma dovremmo riuscire a concatenare i nostri CC. Mannaggia. Oh. Set aveva tippato. Niente, raga, sto set ci sta un po' distruggendo, ma nel late game sicuramente riusciremo a riprenderci. Allora, abbiamo contro molto danno fisico, ma abbiamo anche tanto CC, quindi ci prendiamo gli stivali per cercare di contrastare un po' tutto il CC che hanno gli avversari, perché c'hanno la E di Set, c'hanno la Q di Vi, le trappole di Caitlyn, la Q di Lux, il rallentamento della W di Lux, c'hanno un sacco di CC. E ovviamente, siccome noi corriamo, perché abbiamo la W per muoverci velocemente, il crowd control ci countera abbastanza. Qualcuno è qua nella nostra giungla, purtroppo non riusciremo a far nulla perché siamo molto behind. Cioè, non noi come Rammus, ma in generale. La rallentiamo. Lei dovrebbe essere morta. No. Allora, cerchiamo di sbalzare in aria lui. Lo tontiamo. Niente. Niente, va via, perché purtroppo Set, raga, è troppo fizzato. Ok. Good job, Vanivia. Direi che è andata abbastanza bene, se riescono a sopravvivere tutti. Ma purtroppo credo che Gangplank non riuscirà a sopravvivere. Oh no, meglio, bene così. Ok, allora, come farm siamo 36-44, ma come avete visto ci abbiamo un set veramente fiddato. Ma non vi preoccupate, perché in late game riusciremo abbastanza ad essere influenti. Ora, come vedete, noi facciamo i campi numerosi molto facilmente grazie appunto alla nostra W, e se stiamo in mezzo e utilizziamo la Q li facciamo ancora più velocemente.
Adesso quello che vogliamo fare è spam gankare la bot e la mid lane per farli snowballare. Sappiamo che in top lane non abbiamo possibilità di vincere la lane, quindi non ci torneremo più. Mio errore per esserci andato. Yes, Anivia vuole il blu, glielo lasciamo perché sta andando bene. E dovrò anche aiutarla, ma vabbè, ci sta. Intanto la bot lane sta pigliandosi delle uccisioni. Vediamo se riusciamo a beccare Lux. Credo che potremmo riuscirci effettivamente. Utilizzo la R, che guardate, facciamo, vedete, facciamo danni a tempo intorno in quest'area, vedete? Loro vogliono aiuto per prendere la torre, ma credo che la cosa migliore sia in realtà andare a gankare mid. Gank mid. Utilizzo questo per vedere se ci sono delle ward. Non ci sono, quindi passiamo dietro da questa parte. E se riusciamo, flash E. Dovremmo riuscire a... Zarola. Quasi sicuro che saremmo riusciti a prenderlo, ma niente. E, sarà molto difficile stoppare set in top lane, sinceramente. Gangplank ha usato un TP veramente stupido. Io non so come faremo. Gangplank, che cazzo fai? Me vuoi dire che cazzo fai? Scusate, ma c'è stava. Ok, ho utilizzato l'AI per... Ok, grande Anivia. Ho utilizzato la E, dicevo, per impedirgli di... Vabbè, farma. Ci sarebbe il drago e io voglio regolare per andarci, ma sarà tosta. Allora, la build. Come primo item ci prenderemo il tizzone di Bami e la gemma del colosso. Ok, tizzone di Bami ce l'abbiamo. E poi andiamo di Thornmail. Ovviamente voi capite che la W è già una specie di Thornmail per... Rammus. Se ci pigliamo sopra pure la Thornmail, facciamo tantissimi danni a chi ci autoattacca. E siccome abbiamo campioni che tipo Corki e Caitlyn che ci autoattaccano veramente tanto, è molto utile questa roba. Hanno purtroppo preso il drago infernale e io non ero in top lane a cercare di fermare Set. Loro sono stati più veloci e ci sta. Loro ovviamente hanno una grossa priority in top lane e non solo. Dobbiamo cercare di stare attenti perché qua ci rimaniamo. Purtroppo. Adesso purtroppo Set può fare quello che vuole. Dobbiamo farlo divare e poi utilizzo la E. Ok, intanto bella kill su... Bella kill, dicevo, su Corki. Make them dive. Se loro non divano, noi non possiamo ingaggiare perché c'hanno un set che è veramente troppo forte. Io c'ho la E, se loro divano io utilizzo la E per attirarli sotto torre e distruggerli sostanzialmente. Vai purtroppo sta andando nella mia giungla. Quindi sta cercando di arrivare da qua, immagino. Andiamo a bloccare Caitlyn. Ok, utilizzo anche la R, in questo modo dovremmo riuscire ad ucciderla. Bene, c'è Vai. Purtroppo abbiamo una partita molto difficile fra le mani, perché c'è questo set che veramente sta facendo un disastro. È ovunque e noi invece d'altra parte abbiamo un Gangplank che non può aiutarci più di tanto, a parte con la sua ulti. Allora, cerchiamo di aiutare Brand, che altrimenti ci rimarrebbe. Ok, saltiamo i lupi a questo punto e andiamo verso la top lane a finire la nostra clear. Purtroppo Set ha anche tantissimo danno puro e quindi ha voglia a buildare armatura. Non so se lo sapete, ma la W di Set fa danno puro, quindi buildare armatura per cercare di ridurre il danno è un po' stupido. Speriamo che Aphelios riesca a prenderselo. Ok, perfetto. Qui non ci sono più i miei campi, ma... Niente, non riesco perché mi massacra. Ok, a questo punto recollo.
recollo e compro la mia Cinderhook. Dopodiché mi prendo un altro pezzo di armatura, che fa sempre comodo. Ovviamente contro gli AD carry e contro in generale le comp che hanno molto attacco fisico, Rammus è molto forte. Il secondo item che mi prenderò sarà la corazza spinata, molto probabilmente. Dopodiché vedremo, ok? Io adesso cerco di andare mid, non passare da lì Brand, perché non sa se c'è una ward. C'era una ward sicuro e quindi l'hanno visto. Allora, ci facciamo i lupi, poi facciamo il blu e andiamo bot lane. Vabbè, Aniva sta andando molto bene, quindi quindi ci sta di lasciarle il blu. Ok. E adesso vado bot lane. Utilizzo la Q. Ok. Io posso tankare un po' la torre, però non così tanto, amico mio. Cazzo. Vabbè, raga. Purtroppo Gangplank ha leggermente perso ha perso tantissimo la lane e quindi diventa un po' difficile tornare in game. E poi 7 è veramente dappertutto, è una roba incredibile. Caitlyn era fuori posizione, quindi ci stava la gank. Allora, prendiamo no, scusate, cazzo faccio. Prendiamo il colpetto di rovi, una ward, se faccio in tempo, sì. E quello che voglio fare è far... Caputtana, ho preso pure il messaggero. Allora, uno dei problemi di Rammus è che non riesce a farsi gli obiettivi da solo facilmente, perché ovviamente non avete molto danno, ok? Ora, quello che voglio fare è, prima cosa, vedere se c'è Vai. Eccola. Porca puttana. Ho usato la Q, ma ero in mezzo ai mostri e non sono riuscito ad uscirne fuori. Allora, utilizzo la Q per almeno distrarre Seth. Adesso andiamo via da qua. Via da qua. Perché... Ok. Andiamo via da qua perché lui ovviamente c'ha la W doppia, ok? Adesso dovremmo cercare di farci il drago. Metto una pink. Là c'è Lux. Ok. Chi è stato ucciso? Gangplank? No, Brand, ok. E cercheremo di farci il drago. Non sarà facile, ci abbiamo lo smite a 600. Ok, il drago ce lo siamo fatti. E adesso mi faccio una clear dal Gromp alla top lane. E probabilmente possiamo fare semplicemente Gromp, lupi e regolare, perché abbiamo un po' poco mana. Seconda abilità a maxare, ve l'ho detto, la E, per avere più crowd control sui nostri nemici. Molto importante contro Sept, perché riusciamo a negargli la W doppia. Purtroppo Anivia non si sa che cazzo fa, sinceramente. Quando siamo in una situazione, quando siamo, siete in una situazione di svantaggio, è stupido pushare così tanto. Non posso difenderla da solo quella, quindi ho fatto bene a regolare. Ci prendiamo questa, vendiamo una ward, ci riprendiamo anche quest'altra. E adesso difendiamo questa torre. Se riusciamo. Ok, io continuerei a farmare. Che cazzo fa Velios? Attenti, che c'è Vai. Io rimango nei paraggi perché ho veramente paura che Aphelios si sbilanci un po' troppo in avanti, come in questo caso. Aphelios, qua c'è il red. Ok, ovviamente lasciamo il red ad Aphelios. Dovete capire che con Rammus non sarete mai l'hyper carry della partita, ma e quindi dovete lasciare
i buff, eccetera, eccetera, ai carry, che in questo caso, vedete, avendo gankato parecchio Aphelios, è appunto uno dei carry potenziali, è Aphelios, e l'altro potrebbe essere Anivia, che ha un buonissimo late game insieme ad Aphelios. E quello che dovete fare è sostanzialmente essere un tank enorme e gruppare con il vostro team dal mid game in poi. In early game invece dovreste cercare di gankare il più possibile. Ecco qua Corki, che immaginavo sarebbe passato di qua. Io rimango qui, perché se c'è bisogno intervengo, se non c'è bisogno no. Allora, o la R la W. Uff, siamo riusciti a prendere la kill su Seth, che è molto molto importante. Utilizzo la Q per cercare di raggiungere Caitlyn. Oh, aiutami. Vabbè, niente, se non mi seguono. Se Aphelios ci avesse seguito, saremmo riusciti a prendere anche la kill su Caitlyn, che adesso ci manda via da qua. Ecco, sono morto. Vabbè, sti cazzi. Aphelios doveva seguirmi qua, perché la kill era sicura al 100% se veniva. E invece guardate. E lui cosa fa? Continua a pushare. Vabbè, ha sbagliato. Ci sta a sbagliare, per carità. Però lì era veramente pili la kill su Caitlyn e poi c'hai la lane tutta per te. Era la cosa migliore da fare. Ora, ci prendiamo l'armatura del custode che builda nella corazza spinata. Allora, poi, ovviamente, i danni che prendo sono principalmente fisici da Caitlyn e da Seth, ma c'è anche del danno, e anche da Vi, ma c'è anche un po' di danno magico. Non so se farmi qualcosa per il danno magico o meno, ci devo pensare. Probabilmente, se c'è tanto danno magico, mi faccio la maschera dell'abisso. Se non ce n'è tanto, mi faccio la lastrapietra del gargoyle, che mi dà ancora più resistenze e mi rende quindi ancora più difficile da uccidere. Cerco di farmi questi velocemente prima che Seth arrivi, perché Seth mi uccide. Eccolo. E quindi vado a farmi... No. Ok, va bene. Lo rallentiamo. Ok, siamo riusciti a prenderci la kill. Mo ci facciamo questi e poi difendiamo. Loro dovrebbero riuscire a prendersi la kill tranquillamente. C'è... Oddio, c'è coso. Corki. Noi abbiamo anche il drago, quindi in questo... Oh. Ok, lei dovrebbe essere morta. Ci avremmo probabilmente la kill... Oddio, su Corki. E W doppia. E kill assicurata. Specialmente se Aphelios ci segue e non si ferma a far... Raga, Aphelios è due volte che fa sta roba. Sarebbe stato meglio che Aphelios ci avesse seguiti, perché in questo modo, se io rimanevo vivo, era meno rischioso farsi il drago, perché ovviamente c'è Seth che, come immaginavo, li interrompe e si piglia il drago. No, l'ha preso. Grandissimo, good job. Mamma mia, non me l'aspettavo questa. Allora, vi dicevo, ci prendiamo la lastrapietra perché Corki fa un sacco di danni magici. Quindi ci pigliamo la lastrapietra e il lume di controllo. Come vedete, stiamo diventando sempre più utili più il game va avanti, perché ci buildiamo un sacco di resistenze, ok? Le resistenze scalano molto bene con Rammus, gli danno sia più danno che ovviamente più possibilità di rimanere vivo, che equivale anche a fare più danno. Anche se ovviamente il nostro scopo non è quello di fare tantissimi danni, ma di immobilizzare i nemici con la nostra E e la nostra Q, in modo che il nostro team gli riesca a fare più danni possibili. Se lo dici tu. Purtroppo la clear è un po' distrutta, ma abbiamo gente che ci invade, quindi è normale. Quindi ci facciamo questi e poi Gangplank, cazzo fai? Allora, se la mia scelta è presto fatta, andiamo mid. Sì, Aphelios si prende il red, io mi prendo questi. Aphe, pigliate il buff, ma cioè almeno lasciami
ste cose. Giusto. Ok. In inglese non dice ci sto, ma dice ok. È ancora più minimalista. Secondo voi riusciamo a prenderci il... Sì. Oh, il primo Scuttle Crab. Mi pare, o me ne ho preso un altro prima. Credo di essermi preso il primo e poi niente più fino ad ora. Allora, attenzione qua. Rimaniamo gruppati e cerchiamo di flancare magari invece di stare insieme a loro proprio. Flancare significa passare da dietro. Attenzione che adesso becchiamo vai. Ok. Era meglio gruppare con loro che inseguire vai, perché in questo modo riusciamo magari a aiutarli. Ora, attenzione che Gangplank. Cerchiamo di aiutare anche lui. Un alleato è stato ucciso. Ok, lui è morto. Oh! Dai, dai! Oh! Siamo riusciti a prendere la kill, ma è stata dura. E ok, come vedete stiamo facendo il nostro lavoro, anche se all'inizio non era così chiaro. C'è stato un periodo in cui Rammus era veramente tanto in meta. Non è questo il periodo. È comunque un buon jungler, ma specialmente contro contro comp prevalentemente con attacco fisico, ok? Adesso ci sono anche tanti modi per counterarlo, quali il danno puro di Set, per esempio, il danno puro di, cavolo, ce l'ha Fiora, eccetera, che sono tutti champ che sono in meta e che quindi, ecco qua, devo utilizzare lo smite per fuggire, se qualcuno mi aiuta, a parte che riesco anche ad ucciderla se sono da solo, ma il problema è che non sarò da solo. Esatto, c'è Lux. Vabbè, sono morto. Sbaglio mio, sono stato un po' greedy, sinceramente. Potevo non prendere semplicemente il blue buff e ciao. E questo è un erroraccio in realtà. Don't die. Allora, il mio è stato un erroraccio e loro non dovevano morire per non consentire alla squadra avversaria di fare il Nashor. Ma vabbè, ci sta. Oggi facciamo la lastra pietra. Pigliamo un altro lume. Stanno cercando di impedire loro di fare il Nashor. Vediamo se riesco. Mamma mia, ragazzi, Set quasi che sciotta. Ok, bene. Ah, se lo so fatti. No, hanno preso. Mamma, grandiosi. E vabbè, raga. Grandioso Gangplank che si è preso il Baron con la ulti. No, non sono riuscito a raggiungerlo, peccato. Uno. Non so se ho fatto bene. Mi sa di no. Mi sa che non ho fatto bene. My bad. Pensavo di riuscire ad ucciderli, ma non ce l'ho fatta. E adesso loro si fanno pure il drago. Fuck me. Altro errore mio, eh. Non dovevo andare dentro. Perché era talmente succosa la possibilità di andare dentro con la Q e utilizzare la R per uccidere tutti. Ma ovviamente loro hanno abbastanza crowd control. Ecco, questa non l'ho capita proprio. Cioè, io, ok, ci potevo riuscire perché sono molto tanky. Brand, no. E abbiamo dato troppa roba con questi erroracci che abbiamo fatto. Comunque non hanno ancora la soul e possiamo ottenerla noi, quindi let's aim for the soul. Yeah. Dragon Soul è molto importante. Speriamo che Gangplank non si fa. Vabbè, se lo fa ovviamente. Dico speriamo che non se li faccia perché porca puttana. Aphelios, grande. Ok, possiamo farci 7 in 2 qua. No, lui vuole solo farmare. Allora andiamocene. E a questo punto andiamo verso la mid lane. Capitana. Ok, andiamo a beccare Caitlyn, che è sovrumana, ma
Se la raggiungo è morta. Ok, lui c'ha danno puro, ma io... Oddio mio, aiuto. Porca vacca, ragazzi. No, difendiamo questa. Quella non possiamo più difenderla. Io mi prendo... Mi prendo un po' di questo. E arrivo. Porca puttana Gangplank, però, perché? Io questa non la posso difendere da solo, purtroppo. Allora, io mi prenderei a questo punto l'orgoglio di Randuin, perché lei sta avendo, cioè sta accumulando tantissimo danno e fa danno critico. Quindi l'orgoglio di Randuin, scusate che sto a fa, l'orgoglio di Randuin diminuisce il danno dei colpi critici, quindi ce lo prendiamo. E quindi il nostro bersaglio principale deve essere Caitlyn, poi Corki e Seth, però all'inizio dovremmo prenderci cura di Caitlyn. Che possiamo oltretutto uccidere, cioè posso uccidere anche da solo. Non ho bisogno di altri per ucciderla. Questo è buono perché significa che possiamo isolare il loro carry e farlo fuori. E una volta che il loro carry è morto, ok, quindi il mio compito è questo, raga. Guys, let me take care of Kate. I can solo her easily. Vabbè, ho detto a tutti, raga, fatemi occupare Caitlyn, ma niente, tutti vanno da Caitlyn. Vabbè, l'hanno uccisa loro, bene così. Io c'ho la Stone Plate pronta. Devo andarmene da qua, o forse no. Capitana, lontana la mina, ma è... Vabbè, dobbiamo... Via da qui. Vedete, il fight lo possiamo vincere così. E mi servirebbe una Wormhogs quasi quasi, così posso andare nei fight e poi tirarmi fuori e recuperare tutta la salute e rimanere sempre attivo. Porca puttana. Ok, Worth, perché noi abbiamo ucciso due e loro l'hanno ucciso uno. E il prossimo drago deve essere nostro. Io resuscito prima di Vai. Vai fa 35 secondi, io fa 32. Quindi riusciamo a farci il drago prima di loro. Il drago è up fra 40 secondi. No, non riusciamo a farcelo prima di loro, però Fra poco ho l'orgoglio di Randuin. Non riesco a prendermelo, mi sa. Quello che devono fare adesso è utilizzare le lenti dell'oracolo per vedere se ci sono delle ward o mettere giù un lume di controllo. Io ho bisogno di 20 secondi per il Randuins. 20 secondi che... Ok, ce la faccio. 95, 96, 7, 8. Ok. Andiamo verso il drago. E non... C'è il problema anche della top lane qua. Oh, attenzione. Bella. Perfetto. Bravissimi tutti. Allora, sto aumentando il livello del mio Smurf account. E in questo momento sono argento 1. Perché voglio portare questo, anche questo account, almeno a gold. In modo che i gameplay che vi porto sono gameplay di livello gold. Ok? E infatti adesso sono argento 1 e c'è un po' più gente gold in questi game. Allora, noi abbiamo... quello che dobbiamo fare è questo. Pushare la bot lane. Il Baron non riusciamo a farlo. Dovremmo pushare la bot lane, a dirla tutta, ma vabbè. Allora, a questo punto vado qua e vedo se i nemici hanno visione. Ce l'hanno. Niente.
Io non ho modo di wardare, quindi non posso wardare il Nashor, ma posso farmare Q, W, E, e il campo è pulito. Ora, rimango un attimo qua. Ok. Vai, ha wardato il Nashor, quindi io posso andare a swordarlo. Ok, no. Via da qua. Posso fare così. Utilizzo la stone plate. Oddio mio, aiuto. Eh no. Dovremmo vincerlo questo fight, però ho fatto una cagata. È da molto che non gioco Rammus e ogni tanto non mi rendo ben... Via. Stay alive. If you die, it's over. Don't risk. Vabbè raga, ma siete scemi, che vedevo di... Ok, non è andata male. Però mo devi rimanere vivo, devi... We have to take the fights. Well, not exactly. Our minions were in their base. Sì, ma non è che ti pigli la torre. Quindi, insomma. Allora, vado di un po' di salute, che mi serve contro il danno puro e contro il danno magico, visto che ho poche resistenze magiche. Io vorrei assolutamente andarmi ad uccidere lui, ma non riesco. Oh, vediamo. Attenzione. Niente. Puliamo la ward, almeno. E cerchiamo di livellare. Di prenderci un po' di esperienza. Ora io vorrei un po' di resistenza magica, ancora un po' di resistenza magica, quindi forse me la faccio l'Abyssal Mask, che oltretutto fa fare più danni magici al mio team, e il mio team fa molti danni magici. Sì, il focus su Kate è giusto, e quello che dobbiamo fare è fare una trappola qua, secondo me. Oppure cadere in una trappola. Ok. È andata bene, sono ancora vivo. Il problema è che io devo andare sulla backline. E per arrivarci devo girare e passare dietro. Però d'altra parte vorrei anche proteggere, perché sono l'unico tank del team. Perché abbiamo un supporto che è un mago. Quindi ecco, questo è anche un po'... è un po' tosta di cosa. Devo andare via da qua. Vado a recuperare un po' di salute. E... non so se prendermi la bissa, la raga, ci sta. Perché abbiamo danni magici. Abbiamo danno magico e quindi ci sta. E adesso andiamo al drago della montagna. Questo è un drago che dobbiamo contestare, perché sennò lo se prendono la Dragon Soul, questo sarà probabilmente il fight che decide il game. Se lo vinciamo probabilmente vinciamo, se lo perdiamo probabilmente perdiamo. Oh, c'è Kate. No raga, questo è male. Oh, c'è Kate completamente fuori posizione. Questo sbaglio grosso di Kate. E adesso possiamo farci il drago abbastanza tranquillamente, non proprio tranquillamente, ma abbastanza tranquillamente. Adesso ulta e cerchiamo di portarlo. Brand, vieni qua. Se non siamo tutti, non... Brand, porca madonna, raga. Mi hanno ultato mentre c'avevo... Mi hanno ultato mentre cercavo di...
Dai. Ok. Mi ha annullato e quindi non avevo. Non potevo smitare. Come si chiama set? Brand, raga, niente proprio, infatti. Ok, prendiamo l'ametista dei leoni e poi il mantello di Negatron. Il nostro compito, come dicevo, sarebbe quello di andare sulla backline, ma è molto difficile. Molto difficile perché loro hanno una frontline molto forte, ovvero Seth. E noi, l'unica frontline che abbiamo sono io, che però dovrei andare nella backline, quindi è un po' un problema. Anche perché dovrei essere vivo per... dovrei anche aiutare a proteggere il nostro carry. Visto che ho un taunt. Non dobbiamo andare perché sennò... Esatto. Sapevo. Attenzione, lì c'è... Oh, bravo, bravo. Ho utilizzato la Stoneplate per rimanere vivo. Grande Aphelios che si è fatto la kill. Nostro carry è... sono Aphelios e Anivia, ma... Io non posso andare al drago adesso, al Baron. Lo so, figlio, ma... Guarda come sto messo. C'ho... pochissima salute. Oh, prendo Caitlyn, ce la faccio. Dai, che Caitlyn l'ha ucciso. Caitlyn l'ha uccisa, almeno quello l'ho fatto. Loro dovrebbero riuscire. Ve prego, raga, ve prego, raga. Ok, dovrebbero riuscire a farselo il drago a questo punto. L'Elder, il Baron, cazzo dico. Aphelios dovrebbe riuscire a farselo molto velocemente. Non l'ha fatto lui, ha fatto Nivea. Ok, good job. A questo punto mi prendo la maschera e l'abisso. 300 salute, 300 mana, 55 resistenza magica. E la passiva anche molto importante. Ovvero abbiamo la passiva che è Eternità. Il 15% dei danni subiti dai campioni viene guadagnato come mana. E spendere mana ripristina il 20% del costo come salute. Ok. E i campioni nemici vicini subiscono il 15% di danni magici in più. Quindi i danni di danni magici di cosa Anivia vengono amplificati. Non so perché Gankan sia lì, è una delle cose più stupide che io abbia mai visto fare. Eppure succede. A questo punto, raga, group mid and take inhibitor. Questa è la cosa che dobbiamo fare, gruppare mid e prendere l'inibitore. Poi andarcene in bot. Ragazzo, praticamente invincibile. Buono. Ok. Ok, via da qui. Quindi abbiamo ucciso in realtà Corki, però insomma, ancora worth. Il problema è che non riusciremo mai ad arrivare all'inibitore. Io dovrei flancare, quindi venire dai lati. Ma venire dai lati significa che mi devo fidare che il mio team sa come posizionarsi. Eccoci qua. Uff, no. Fatemi raggiungere Caitlyn, ve prego. L'ho raggiunta. L'ho uccisa. Adesso Q. Perfetto. Vedete, questo era quello che dovevo fare. Prendere Caitlyn, isolarla e far sì che non potesse far male al nostro team. Porca puttana. Devo andarmene da qua. GP. Group, maybe. Non lo so, stavamo per finire. Allora, c'è l'Elder però. Attenzione che c'è l'Elder.
L'Elder fra 37 secondi. Io ho lo smite, ho la full build, quindi non c'è bisogno che farmo, che faccio nulla. La cosa che posso fare è vedere se ci sono ward nemiche. Non ci sono. E quindi aspettiamo che spawni. Gangplank sta in una posizione del cazzo perché non può aiutare noi, non può, e non sta splittando. No, 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 state qua, state qua. Ma che cazzo fate? Dai, raga, era spawnato. Io lo ingaggio, mi sembra la cosa giusta da fare. C'è Set che arriva, quindi attenti. Allora, attenzione, cerchiamo di prendere il drago. Non ce la faremo mai. Già tanto se rimango vivo. Oh, Aphelios ha preso il drago, grandissimo. Ok, con 10 kill, 13 morti e 22 assist, questo è uno score tipico per un Rammus, ragazzi. Non uccidete tanto, ma fate un sacco di assist. Spero che questa guida vi sia stata abbastanza utile. Credo che riusciremo a finire il game se smettiamo di inseguire kill e se forziamo le torri. Quindi vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video che pubblico. Vi ricordo anche che martedì e venerdì vado live su Twitch, quindi venite a seguirmi su Twitch, trovate il link in descrizione e divertiamoci insieme su queste live. Mi sa che non riusciamo a finire, eh? Dai, sì, ve prego. Ve prego. Fatemi scrivere GG. Dai, ok, GG. Fatta. E niente, questo Rammus, raga, ha funzionato. Secondo me è un pick abbastanza buono, specialmente contro una team con molto AD. Vi ringrazio per essere stati con me. Ci vediamo al prossimo video.